vuole rispondere lei a Salvini? Ma mi pare che Bonafede oggi abbia chiarito quello che è un equivoco che è nato innanzitutto da tempi televisivi che chiaramente sono sempre molto contenuti, altrimenti dovremmo fare convegni sulla giustizia ogni volta. E ha anche detto che soprattutto proprio questo ministro, in questa fase del governo, ha attivato una task force di ispettori giudiziari che stanno andando a controllare di volta in volta tutti quegli innocenti che invece per sbaglio vanno a finire in carcere e quindi attivare tutte quelle che sono le tutele per le persone. Ci può stare che una persona dica innocenti, chiaramente diceva degli assolti che non finiscono in galera, era ovviamente un lapsus dato appunto dalla concitazione dell'intervista. Quindi semplicemente era un lapsus, non era una persona così ignara, però oggettivamente era così, siamo Sì, tutti ma io l'ho d'accordo. visto ieri sera, il ministro Bene, non beh, voleva. no, così Facciamo. chiudiamo questa cosa. Nel Dico, frattempo. aggrapparsi a queste cose, dico, dai il metro di quale sia la capacità politica di Salvini di mettere sempre a mistificare tutto. Magari lo invitiamo la prossima volta ad andare a citofonare direttamente a Bonafede, magari hanno un chiarimento via citofono.